Ed eccoci a Nicosia, il cuore pulsante di questa isola al centro del Mediterraneo, cioè la Sicilia. E oggi vi voglio mostrare intanto questi palazzi baronali che riquadrano la piazza Garibaldi che è al centro di Nicosia. Poi vi voglio mostrare il portico che si intravede dietro la fontana e la torre campanaria che fanno parte del complesso monumentale della Basilica Cattedrale di San Nicola di Bari, appunto a Nicosia. Eccoci dentro la navata centrale maestosa, piccolo cenno, è una chiesa formata da tre navate a croce latina e l'hanno costruita i nicosiani dopo che gli stessi si videro costretti ad abbandonare le pendici del castello quando gli invasori normanni li cacciarono via dal primo insediamento urbano che erano appunto insediati al castello o nelle immediate vicinanze del castello. Stiamo vedendo adesso una opera muraria che non è altro che una volta stucchi che la chiesa, il clero, la religione cattolica fece realizzare alla fine del 1800, agli inizi del 1900 appunto, dai fratelli Manno. Perché? Perché dovettero occultare un tetto, un soffitto ligneo a capriate con delle pitture molto accese, molto vive, poco aventi a che fare con la religione cattolica. Quindi una bolla papale o un decreto del Vaticano all'epoca vietò la vista di quelle figure che per certi versi dentro un luogo di culto potevano apparire blasfeme. E appunto i fratelli Manni furono incaricati di realizzare questa volta a stucchi. Pregevolissimo l'organo recentemente restaurato. Questo organo conta 1700 canne. Intanto vi faccio vedere il crocifisso del Padre della Provvidenza, crocifisso ligneo che va in processione il Venerdì Santo. E mi fermo qui perché avrei da aprire un fronte che si allungherebbe tanto e che di conseguenza rinvio ad una prossima visita di Nicosia. Ancora qualche occhiata al crocifisso e all'interno della chiesa e poi ci accingiamo a terminare questa breve visita uscendo dalla cattedrale da una porta di servizio che non è naturalmente consentito agli ospiti e ai fedeli percorrerla, ma che io vi voglio far vedere. Eccola qua, usciamo dal portico, ammiriamo la piazza dalla parte opposta da dove la ammiravamo quando abbiamo iniziato questa visita di Nicosia. Alla prossima!